Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per parlare di FIFA 22. Vi piacerebbe avere l'accesso anticipato alla versione del gioco completa, quindi non alla beta, già dal 22 settembre? Beh, guardando tutto questo video scoprirete come fare, quindi mi raccomando, rimanete insieme a me. Prima di andare avanti, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Inoltre, voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Games SD. Potete comprare tutto il nostro merchandising tramite il link che vi lascio in descrizione. È un ottimo modo per supportarci, quindi mi raccomando, se avete la possibilità, fatelo. Abbiamo anche un fantastico gruppo Facebook gestito da me e dalla Galactic dedicato a FIFA 22. Ragazzi, iscrivetevi, potete pubblicare quello che volete inerente al titolo EA Sports. Trovate il link in descrizione. Come detto all'inizio, vi mostrerò un metodo per avere l'accesso anticipato a FIFA 22, il gioco completo di FIFA 22 e non la beta. Molti di voi probabilmente conoscono già questo metodo, ma per chi non lo sa, secondo me è molto interessante vedere questo video. Si tratta di un accesso anticipato a tempo, infatti potrete giocarci solo per 10 ore, potete anche uscire e rientrare dal gioco, però per un massimo di 10 ore, fino a quando non si sbloccherà il gioco, per chi l'ha prenotato il 27, per chi non l'ha prenotato l'1 ottobre. Questo accesso anticipato si può fare già dal 22 settembre, quindi davvero tanta roba ragazzi, molti giorni prima dell'uscita del gioco per tutti, diciamo. Per usufruire del servizio bisogna essere abbonati a EA Play, è un abbonamento ovviamente gestito da EA, che sarebbe la casa produttrice di FIFA e di tanti altri giochi. Ad esempio si potrà avere anche UFC 4, si può scaricare UFC, molto interessante, un gioco nuovissimo dell'anno scorso, molto bello secondo me, che parla di MMA e sicuramente io me lo andrò a giocare. Come si fa ad iscriversi a questo EA Play? Si fa iscriviti subito, si seleziona la piattaforma, in questo caso PlayStation, e costa 3,99 al mese oppure 25 euro per un anno. Se giocate spesso a FIFA, siccome si hanno tanti altri bonus, io consiglio quello annuale. Se invece lo state usando solamente per fare l'accesso anticipato, va bene quello mensile, infatti lo dice qui nel secondo punto. Prova incredibili nuovi titoli per un massimo di 10 ore addirittura prima dell'uscita, quindi voi cliccate su mensile e quando si aprirà fate acquista e poi metterete tutti i dati che vi chiederà, metterete la carta, pagherete e avrete un mese di abbonamento. Lo potete fare in qualunque momento e comunque avete diritto all'accesso anticipato a diversi titoli. Molti di voi mi diranno, ma sei sicuro che FIFA ha questa cosa? Sì, perché se andiamo a vedere sulla pagina di FIFA 22, a parte che ce l'ha tutti gli anni, e EA Sport l'ha detto ufficialmente che anche quest'anno ci sarà, però nella pagina di FIFA c'è scritto vantaggi EA Play, e il primo vantaggio, proprio come primo punto, è versione di prova in accesso anticipato a partire dal 22 settembre 2001. Quindi è ufficiale. Si può fare, ragazzi, potrete giocare per 10 ore già dal 22 settembre, quindi magari creare contenuti come farò io, infatti sul canale già dal 22 inizieremo la carriera allenatore. Potrete creare contenuti o in generale anche provare il gioco se siete solo degli appassionati. È una cosa molto interessante, per 4 euro ne vale assolutamente la pena. Inoltre volevo dire anche un'altra cosa per chi ancora non ha comprato il gioco. Non vi preoccupate, per usufruire di questo servizio basta essere abbonati a EA Play. Non c'è bisogno di aver prenotato FIFA o averlo acquistato. Anche se non hai acquistato il gioco, lo puoi provare se sei abbonato a EA Play. Quindi questa cosa è utile sia per chi lo vuole provare prima perché ha fretta come me, ma anche per chi lo vuole provare e poi decidere se acquistarlo. C'è anche un'altra cosa molto interessante per chi ancora non ha acquistato il gioco. Prima la promozione voleva che tu dovessi comprare il gioco entro il 10 agosto per poter ricevere l'accesso anticipato al 27 settembre. Adesso non è più così. Basta comprare il gioco prima del 1 ottobre e già ci potrai giocare entro il 27 settembre. C'è scritto qua, prenota FIFA 22 Ultimate Edition entro il 1 ottobre per ricevere tante cose, però una delle cose è accesso anticipato di 4 giorni.
soldi. Ragazzi, siete ancora in tempo per prenotare la Ultimate Edition, siete ancora in tempo per avere l'accesso anticipato. Tra l'altro, se fate prima l'abbonamento Uplay e poi prenotate il gioco, avete anche il 10% di sconto sul gioco. Quindi la Ultimate Edition in pratica la pagate 10 euro in meno, non 99 ma 89, perché i membri EA Play hanno diritto al 10% di sconto su tutti i titoli prodotti da EA. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Io non vedo l'ora che arrivi il 22 settembre per poter provare FIFA in anteprima qui sul canale insieme a voi. Faremo una carriera allenatore pazzesca tutti insieme. Quindi ragazzi, provatelo anche voi, fate l'abbonamento Uplay, scrivetemi nei commenti che ne pensate, o se avete qualche dubbio o difficoltà scrivetemelo nei commenti, io vi aiuto quando ne ho la possibilità, insomma quando riesco a farlo vi aiuto. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragaz!